E quindi quando sarò eletto, se sarò eletto, presenterò il programma e chiunque nominerò assessore alla sanità dovrà rispondere alle politiche decise dal Presidente, confermate o evidentemente smentite dal Consiglio regionale. Sanità trasparente, fuori partiti della sanità, selezioni per meriti e non per accordi clientelari. Una riforma per il superamento del modello dell'intensità di cura, che è questo modello dove si cerca di curare intensamente il paziente per liberare al più presto i posti letto, che è la causa dell'emergenza dei pronti soccorso. E tra l'altro ha aperto le porte alla privatizzazione della sanità, perché se te hai necessità di una degenza post-operatoria e sei fortunato a potertelo permettere, vai a curarti dal privato, altrimenti torni nei pronto soccorsi.